Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Oggi una super ospite di quelle che proprio non riuscite neanche ad immaginare, una drift girl, la nostra Nives. Ciao Nives! E poi in collegamento telefonico la nostra Monia, Moniuccia. Benissimo, allora Nives, la prima domanda che faccio alle nostre ospiti è presentati tu così al pubblico che non sa cosa vuol dire drift girl, glielo spieghiamo. Vai! Allora, io sono Nive Sarvetti, abito a Mantova e niente, io sono nata con la passione per i motori, ho sempre avuto questa passione e da 5 anni ho conosciuto il drifting, che è una tecnica di guida molto spettacolare, dove praticamente si deve controllare l'auto in perdita di aderenza dell'asse posteriore, mantenendola sempre di traverso. Praticamente, per dirla in breve, i tipici freni a mano che tu fai, ti parte il posteriore della macchina e la devi tenere tutta inderrapata. Ecco, e niente, comunque, ho sempre avuto questa passione fin da piccola perché sono nata in un'azienda dove avevo a disposizione trattori, quad, moto, muletti. E mio papà mi ha sempre messo su qualsiasi cosa avesse un motore e ho sempre guidato tutto, mi è sempre piaciuto, ecco. Non sono figlia d'arte, come tutti penserebbero, però proprio ce l'ho dentro. E così Nives, come scusa? anche mio fratello comunque ce l'ha sempre un po' avuta. Poi lui della sua passione è riuscito a far diventare il suo lavoro perché adesso è un restauratore di auto americane e quindi ben venga per lui, ecco. Io invece sono più adrenalinica. Adesso mi sono messa a fare drifting, sono diventata una pilota professionista e sono impegnata nel campionato italiano ed europeo. Oltre a fare anche altre cosette, come per esempio il freestyle, faccio un campionato di freestyle action game, che è praticamente, sono delle gincane ad ostacoli dove tu devi. È una guida di abilità, come fanno in America, e devi prendere magari non so, dei birilli oppure devi passare sotto un ponte con il muso o con il posteriore della macchina, e insomma molto spettacolare anche per il pubblico e molto di abilità. Allora, Nives, io ti devo dire una cosa, e qua forse ti faccio anche ridere, o forse sei anche abituata. Io prima di conoscere Monia non sapevo neanche cosa era il drift, la prima auto da drift l'ho conosciuta grazie a te, Monia, vero? Nives, io la prima volta che ho visto da vicino queste auto, devo dire che è affascinante, perché da fuori le vedi super colorate, tutte molto griffate, particolari, all'interno invece sono pressoché spoglie, nel senso che hanno giusto tutti i vostri strumenti, l'abitacolo non è grande, è anche abbastanza stretto. Esatto, sì, comunque la macchina da drift è una macchina omologata, comunque di derivazione stradale, e poi noi le prepariamo, le alleggeriamo tutte, infatti quello che si può togliere lo svuotiamo, magari mettiamo anche la carrozzeria, parte di carrozzeria in vetro resina, in modo da alleggerirla bene, perché comunque per farla intraversare
deve essere leggera. Aspetta, aspetta, intraversare cosa vuol dire per le persone come me? Intraversare vuol dire non guidare dritto, ma guidare di traverso. Cioè, se È tu tutto vieni a chiaro. vedere una mia gara o un mio evento, tu la macchina non la vedrai mai dritta, ma sempre di traverso. Sì, io devo dire agli spettatori che in questo momento anche voi state vedendo le clip video che mi ha mandato Nives con le fotografie ed è veramente adrenalinico soltanto vederlo anche a distanza. Mi immagino stare vicino a questo tipo di gare. Quindi interessante, voi cosa fate? Prendete delle auto e le trasformate. Sì, praticamente sì. Cioè gli metti, intanto una peculiarità è il freno a mano idraulico. Non è il tipico freno a mano delle auto stradali, ma ne mettiamo uno idraulico un po' più alto, un po' più comodo, perché ci serve un po' più spesso rispetto all'uso che se ne fa di un'auto stradale. Frenate con la mano o col piede? Con tutte e due, li usiamo entrambi. Magari il freno a mano ti aiuta per intraversare chi ha pochi cavalli e gli dà un colpino di leva, noi la chiamiamo leva, cioè il freno a mano, in modo che la macchina sbandi e poi dopo tu tieni la sbandata con l'acceleratore e puoi comunque per frenare puoi usare sia la leva che il freno a piede, diciamo. Che velocità raggiungete in pista? Allora, non sono enormi le velocità. Però, per esempio, se ti devo dire, in un campionato europeo si può raggiungere anche 150, 160, 180 di traverso. Poi magari nel campionato italiano le piste sono un po' più lente rispetto a quelle europee. Io ho raggiunto con il mio BMW M3, che non arriva forse neanche a 250 cavalli, i 130 li ho raggiunti, per dire. Ecco, poi comunque dopo ci sono i piazzalini dove fai gli eventi, sono i piazzali più corti, lì fai una media di 80-100 all'ora, ecco, non di più, diciamo. È più Pensate. una guida spettacolare, non di velocità. È Sì, una guida la velocità. spettacolare, ma è anche un po' pericolosa, diciamo, cioè è per questo che è spettacolare. Sì, dopo vabbè, noi siamo comunque tutti in sicurezza perché comunque abbiamo il roll bar in macchina che ci protegge, l'impianto di estinzione, la cintura a 5 punti, il sedile con le alette per proteggerci la testa, l'ANS, comunque siamo tutti in sicurezza, ecco, per quello raramente succede qualcosa. Per adesso io non ho ancora visto niente di incidenti gravi, ecco, al Meglio. massimo esci, rompi la macchina, però comunque tutti salvi. Ecco, allora Monia, tu devi sapere che la nostra Nives ci sta mostrando alle sue spalle una filiera di coppe. Ma tu lo sapevi che lei è una pluricampionessa? No, qui si gioca con i doppi sensi. Nives si sta sfasciando dalle risate, ti dico solo questo. Esatto, sì, qui ho, non so se riuscite a vedere, ho un po' di coppe che ho Sì. vinto nelle mie gare, nei miei eventi. Ecco, Wow. Monia, guarda cosa ti faccio vedere. Questa qui, non so se si vede Sì, si bene, l'ho vede. vinta insieme a tuo fratello ad un evento a Carrara dove io ero invitata come madrina e lui anche come ospite, eravamo i due ospiti piloti di drifting e abbiamo fatto un super evento ottobre 2018 e è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, comunque io e Oscar siamo spesso in giro insieme agli eventi. Mi vesse una curiosità, quante donne ci sono che sono pilote di drift? Guarda, non molto. Quando ho cominciato io nel 2017 ero l'unica a fare le gare. Prima di me c'era un'altra ragazzina nel 2013 di 16 anni che si chiama Arianna, che anche lei ha intrapreso un po' questa passione.
E poi so che ha smesso, ma siamo ancora in contatto e riprenderà perché comunque vorrei mettere su un team di sole donne. Questo sarebbe il mio obiettivo principale e quindi spero che anche lei ne farà parte di questo team. E poi ho cominciato, dunque, nel 2017 ero da sola, nel 2018 eravamo in due, c'era un'altra ragazza, Anna. E nel 2019 in tre a fare le gare e poi pian pianino adesso ci sono un sacco di ragazzi che vogliono imparare, anche che mi chiedono se gli faccio i corsi, ragazze tipo la Erika di Stefano, che è una ragazzina di 20 anni di Venezia che mi ha visto driftare e ha voluto imparare anche lei e adesso è bravissima, me la porto sempre in giro e ci facciamo chiamare le Queen Drift. Favoloso. Senti una cosa, una domanda, ma c'è un limite di età per diventare drift girl? Brava, ti stavo dicendo proprio questo. Allora, non ci sono limiti di età, perché guarda, si va dai 16 anni dell'Arianna, oppure addirittura dagli 11 anni, no, 10 anni di Riccardo Tonali che ha cominciato ancora prima di guidare la macchina, di prendere la patente. Fino a quando vuoi, fin quando proprio te la senti. Sono anche amica della Cristina che è ultra cinquantenne ed è diventata nonna e si fa chiamare nonna Drift. E lei si Bellissimo. diverte un sacco con la sua Nissan. Cioè, basta volerlo e sentirlo, se tu te lo senti. Allora, Monia, scommetto che ti sta solleticando l'idea, conoscendoti. Ma certo, allora. Oggi non hai mai fatto, ad esempio, la stuntman per il cinema, ma lo potresti fare benissimo. Esatto, io ho già fatto una scena in un film che si chiama Amors, che dovrà uscire nelle sale cinematografiche, dove praticamente ho fatto una scena di una corsa clandestina con una supercar. Avevo una Lamborghini Huracan ed è stato bellissimo, è stata la mia prima esperienza in un film. Ed è stato bellissimo e spero di farne altre. Anche perché tu, Nives, hai detto che fai anche spettacoli un po' più di, come si dice, di divertimento, di azione, un po' da stunt girl, del tipo sollevarsi su due ruote, queste cose così spericolate. Esatto, sì. Ho fatto un sacco di spettacoli stunt. Avevo un mio team, la Pattuglia Acrobatica 75, con cui facevamo proprio spettacolini stunt e poi comunque ho collaborato anche con professionisti come i Medini, Didi Bizzarro, sua cugina Daisy, con cui vorrei prossimamente fare un team, cioè nel mio team di donne ci sarà anche lei, Daisy Bizzarro, che lei è proprio una professionista, e faremo spettacoli di stunt insieme. Quindi Sì. praticamente fate quelle cose spericolate, tipo correte su due ruote anziché su quattro, Esatto, quei salti incredibili. sì, parcheggi millimetrici, derapate, sì, ci Questa la divertiamo faccia, così noi. Nives, ha la faccia di chi dice che le donne non sono brave al volante. Esatto, ci sono quelle che preferiscono fare shopping, farsi i capelli, le unghie, e io preferisco fare le derapate e tutti gli sport con le auto dove c'è l'adrenalina. Sono sempre valutate male nella guida, ma anche nei motori, che le donne non capiscono nulla di motori. Nives, raccontaci come fai tu prima di entrare in pista, che cosa fai tu alla macchina? Allora, guarda, io sono partita che anche io non ne capivo niente di motori, ma guidavo e basta. Poi pian pianino con l'esperienza, a forza di magari rompere qualcosa, doverlo sistemare, ho imparato pian pianino e sto ancora imparando, ancora un sacco di cose da imparare. Non sono nata meccanica, io sono commercialista, faccio tutt'altro, però mi piace un sacco. Che magari con l'aiuto di mio fratello, che lui è un restauratore di auto americane, mi spiega un po' con l'aiuto di amici, anche dello stesso tuo fratello Oscar Cappiello, che si ingegna sempre a fare un sacco di pezzi di ricambio, di cose. E
Quindi pian pianino ho imparato a conoscere la mia macchina e la macchina in generale, quindi faccio un po' di tagliando prima di ogni gara, ecco. Cerco anche di farlo da sola adesso, più o meno dopo 5 anni qualcosa ho capito, Infatti in Ives, voglio dire una cosa al nostro pubblico, dovevamo registrare questa puntata la settimana scorsa, però ad un certo punto in Ives ha detto guarda, deve venire il saldatore a casa e lo devo Esatto. dirigere, gli devo spiegare come deve farmi il lavoro. Ora io ho riso al pensiero di un uomo di 60 anni circa, di mestiere, abituato a fare il saldatore, si trova una donna bionda. Bella, piccolina anche, quindi probabilmente non si immagina che dietro questa apparente così espressione un po' di bambolina, no? Di donna alla quale siamo abituati, si nasconde una tigre dei motori. Quindi raccontami un po' che cosa è successo. Niente, io sono molto ma molto gelosa delle mie macchine. Io ho tre drift car, sono tutti e tre BMW. Uno lo uso per fare gli eventi ed è a forma di pick-up. Poi ho l'M3 che l'ho usata fino all'anno scorso per fare le gare e adesso mi sono presa una nuova macchina che è sempre, la scocca è sempre un BMW E30, però ha dentro un motore americano con un sacco di cavalli. E comunque la sto sistemando per fare il campionato europeo. E niente, quindi ho a casa che vengono il saldatore, l'elettrauto, il carrozziere e io sono lì che li dirigo e che li comando perché sono stragelosissima delle mie macchine e devono fare alla perfezione quello che dico E io. loro come ti guardano per curiosità? Ci restano un po' male. All'inizio, quando ancora non mi conoscono, mi dicono: non preoccuparti, vengo io, faccio tutto io. Ho detto: no, non fai, voglio essere lì presente, che guardo quello che fai e lo devi fare come dico io e come voglio io, perché comunque poi la macchina deve essere adattata sulla mia persona. Ecco, e quindi ci restano un po' male. Poi quando mi sentono parlare, insomma, anche nell'elettrauto stesso, quando eravamo tutti rinchiusi in casa per il Covid-19, io non capisco molto di fili, però mi sono messa lì, l'ho studiato, l'ho imparato, ho tolto un po' di fili che erano inutili e quando è venuto ci è rimasto male del lavoro che ho fatto, cioè male, tra virgolette, ci è rimasto bene del lavoro che ho fatto perché non se l'aspettava che una ragazza bionda, commercialista, riuscisse a fare quello che poi ho fatto. È bellissima questa cosa qua. Vedi, il titolo del nostro programma è Non si nasce, si diventa, esattamente per questa ragione qua, perché noi partiamo nella vita di tutti i giorni, abbiamo tutti quanti, sia uomini che donne, tantissimi preconcetti, pregiudizi che poi diventano limiti nel fare ciò che si ama. Quando si supera questa fase qua, invece, cosa succede? Che si tirano fuori i propri jolly e le proprie passioni, si dà il massimo, quindi non vi è alcuna differenza di genere fra quello che si sceglie. La differenza la fa la passione, quindi quello che per te è naturale fare. Moni, a te la parola. Allora, a me piace di più l'asciutto per forza di cose perché ci metto più gas, più adrenalina, mentre sul bagnato comunque devi essere più delicato, sul ghiaccio ancora di più. Comunque sul ghiaccio e sul bagnato impari bene la tecnica, senti la macchina, senti i pesi della macchina, va benissimo per imparare. Però poi quando hai imparato, asciutto tutta la vita per me. Bene, bene, mi fanno piacere questi vostri discorsi dei quali io mi sento totalmente estranea, naturalmente. Nives, senti, io so che tu ci vuoi raccontare una cosa particolare, una cosa alla quale tu tieni particolarmente. Sì, praticamente quella volta che ero ad un evento con Oscar Cappiello e eravamo circa 10-12 drifter, giravamo ad un evento in Toscana
mi ha notato il grande Mauro Nocentini, che è un preparatore di auto abbastanza conosciuto in Italia e anche all'estero, comunque ha fatto un sacco di campionati. Lui ha visto la mia M3 rossa girare, fare drifting. Ha chiamato l'organizzatore e gli ha detto: fammi conoscere quel pilota perché ha una tecnica di guida che andrebbe molto bene per il mio campionato NASCAR, perché lui fa anche l'Euro NASCAR, il campionato europeo delle NASCAR, che sono quelle auto americane con i motori V8 americani grosse che vanno su un ovale ed è pura velocità, diciamo. E niente, quando ho visto che era una donna ci è rimasto di stucco, perché non se l'aspettava. E quindi a maggior ragione ci è rimasto sorpreso e mi ha invitato a fare un test con le NASCAR. Io non sapevo neanche cosa fossero le NASCAR, sinceramente. Sono andata subito a vedere e ho detto: ma sì, dai, proviamo, è pura velocità, io non ho mai fatto velocità in pista, sono sempre andata di traverso. E allora niente, ho fatto questi due test, no, non un test, a Franciacorta. Ed è andato bene, come tempi c'ero, l'unica cosa è che facevo tutte linee al contrario, perché nella velocità hai una determinata linea, nel drifting è l'esatto contrario. Quindi io sbagliavo tutte le linee. E allora mi ha detto: se tu avessi fatto le linee corrette, avresti fatto dei tempi da panico. Allora niente, poi quando hanno dovuto scegliere i vari piloti mi hanno scelto per partecipare al campionato europeo dal Welland Euro NASCAR a Parigi, mi hanno convocato e mi hanno scelta, e quindi ho fatto un secondo test con l'auto vera da gara, era tutta diversa dall'altra, era naturalmente, si andava meglio. Ho imparato nel frattempo le linee, le traiettorie corrette, e quindi c'erano più che contenti che io partecipassi. Poi alla fine non è successo perché mi serviva qualche sponsor in più, perché loro mi avrebbero sponsorizzato metà del campionato, ma l'altra metà avrei dovuto mettercela io, economicamente parlando. E quindi ho dovuto fare una scelta, o continuare con il drift o fare il campionato NASCAR. E niente, l'anno scorso alla fine ho scelto di continuare con il drift, anche se mi è rimasto nel cuore questa cosa, e quindi se dovesse saltare fuori uno sponsorino vorrei Ne andare approfittiamo per fare questa a call to action per Nives. Ma quindi vedi, per chi non è del mestiere, per chi non è neanche, come si dice, abbastanza informato su quello che è questo sport, parliamo comunque di un impegno di spesa abbastanza importante, perché comunque le auto costano parecchio, giusto? Esatto, sì, più vai su di livello e più comunque le macchine devono essere più preparate, perché quando impari puoi usare anche un'auto stradale, te la modifichi, gli metti un freno a mano, gli saldi il differenziale e con poco riesci. Però poi quando cominci ad andare su di livello, a fare le prime gare, fare i campionati veri e propri, comunque le macchine devono essere preparate, ci devono essere più cavalli. E comunque anche partecipare al campionato stesso costa, perché le gomme, la benzina, l'iscrizione, le trasferte, e cioè è una bella spesa comunque. E quindi io sto facendo un sacco di sacrifici e un sacco di rinunce che non ti dico, pur di continuare a fare questo sport. E infatti tanti mi dicono: ma perché? Le mie colleghe di lavoro mi dicono: ma perché? È la passione più grande di tutto il resto. È una passione che ti smuove. Beh, però potresti comunque sicuramente aprire una tua scuola, perché è una bellissima idea anche questa, quella di preparare altre ragazze, di fare un bel team. E chi lo sa, magari arrivano anche più sponsor. Esasperiamo. Comunque adesso io spero entro la fine dell'anno di avere già un team con una decina di ragazze. Non sono tutte drift girl, una è una stunt, una è una rallista, una è una meccanica, però abbiamo già il nostro team, e quindi adesso al primo evento possibile,
presenterò. Le vogliamo intervistare noi, tutte queste donne che fanno mestieri particolari, quindi la stunt girl, la meccanica, a noi ci interessa molto conoscerle. Esatto, te le presento. Grazie. Allora, sapete che siamo praticamente in chiusura. Monia, a te la parola. Favolose, Per tutto quello favolose. che ci raccontano. E allora andiamo avanti, continuiamo la nostra ricerca, ascoltiamo altre storie, altri desideri, no? Senti quanti desideri hanno tutte, quanti sogni, nonostante abbiano fatto già grandi successi. E allora le candidate per candidarsi, basta inviare una mail a mocacasting@gmail.com. E invece per seguire il nostro programma iscrivetevi al canale YouTube di Janas TV. Pulsantino rosso e campanella per rimanere sempre aggiornati e ricevere appunto un aggiornamento ad ogni nuovo caricamento. Siamo social, ci trovate su Facebook con Mamme Fuori Mercato, Iana TV, e con Instagram invece con Non si nasce, si diventa. Inoltre in Ives ti invitiamo a far parte del gruppo di Non si nasce, si diventa, così ogni volta che vinci un premio o se cerchi sponsor, se vuoi far vedere qualche video, qualche foto meravigliosa del tuo sport che tanto ami, puoi condividerlo all'interno del nostro gruppo. Cara, io ti ringrazio di cuore per aver accettato di farti questa bella chiacchierata con noi. Appena sarà possibile, verrò a vederti dal vivo. Mi piacerà filmarti. Naturalmente, in macchina salirete tu e la Monia. Ciao, grazie di tutto. E grazie. Moniuccia, qual è la nostra parola d'ordine? Ma si diventa! Ciao! Ciao! Ciao ciao!